Si è svolto presso Palazzo Ameduri a Gioiosa Ionica un importante incontro dal titolo Il risorgimento nel Sud tra patriottismo e realtà neoborboniche. L'evento, organizzato dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, sarà un'occasione di riflessione e approfondimento su un periodo cruciale della storia italiana. La serata è stata introdotta e moderata dal presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, il signor Vincenzo De Angelis. Sono stati presenti per i saluti istituzionali il sindaco di Gioiosa Ionica Luca Ritorto e il presidente del Rotary di Roccella Ionica Bruno Romeo. Durante l'incontro sono intervenuti illustri relatori quali Giuseppe Fausto Macri, Domenico Lupis, Giovanni Pittari e Davide Codispoti, i quali hanno offerto contributi fondamentali per comprendere le complesse dinamiche del periodo risorgimentale nel contesto meridionale. Infine, per concludere la serata, è intervenuto il presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il dottor Giuseppe Caridi, che ha offerto spunti di riflessione sulla storia patriottica della regione. L'evento si è preannunciato e ha rispettato le attese come un'opportunità unica per approfondire la conoscenza storica e stimolare la riflessione sulle complesse dinamiche che hanno caratterizzato il risorgimento nel Sud Italia tutto. Siamo in un palazzo Ameduri, che è pieno di storia ed è pieno anche di quella storia che in qualche modo abbiamo raccontato, che i relatori hanno raccontato questa sera. Quindi da questo punto di vista non posso che esprimere un plauso ai promotori dell'iniziativa che, come detto, ha catturato l'attenzione dei presenti in sala, e questo credo che sia un aspetto molto positivo. Il 1847, con l'avvenimento dei cinque martiri di Gerace, questi giovani, in virtù di ideali, gridando viva l'Italia, viva Pio IX, viva la Costituzione, hanno fatto garrire al vento nei nostri paesi il tricolore d'Italia. Il tricolore che divenne nel corso del processo anche oggetto di reato. Ricordare questi avvenimenti, dare ai giovani la possibilità di poter leggere quello che è stato il nostro passato, significa riscrivere con caratteri più chiari e maggiormente leggibili quelle che sono state le storie che hanno visto protagonista le nostre realtà, i nostri paesi. Noi abbiamo un progetto che è quello di fare cultura attraverso la storia, e quindi oggi è stato un altro evento per parlare di storia, soprattutto del Risorgimento. Il Risorgimento in questo periodo è utile parlare di questo periodo storico, in quanto stanno nascendo fuori tante fake news, e quindi bisogna ricordare alla gente quanto è stato importante il Risorgimento, che siamo passati da una dittatura borbonica che detenevano potere politico e giuridico in una sola persona all'inizio della libertà politica. Quindi siamo passati al voto, e attraverso il voto la costituzione delle Camere, e quindi nei decenni siamo arrivati a una vera e propria costituzione di un partito che ha tutelato l'interesse dei lavoratori, che è stato il Partito Socialista. Pare che nel 1864 Garibaldi stesso sia venuto a Gioiosa per inaugurare una loggia, quindi c'è una stretta connessione tra la Locride, non solo attraverso il sacrificio dei cinque martiri, ma attraverso anche un'altra serie di avvenimenti, come per esempio le logge e le vendite carbonare, che legano strettamente la nostra regione, come tutto il sud, al Risorgimento. E quindi non siamo stati assolutamente invasi, ma abbiamo contribuito con le nostre forze, con le nostre energie, con le nostre intelligenze migliori all'unificazione dell'Italia, che è un valore assoluto, che ha portato questa nazione ad essere tra le più importanti del consesso europeo. Fossimo rimasti un piccolo Stato come era quello delle Due Sicilie, avremmo avuto un ruolo estremamente subordinate, e questo va detto soprattutto alle nuove generazioni. E voglio concludere dicendo che questa unità non si deve assolutamente mettere in discussione con leggi quali l'autonomia differenziata, che purtroppo non faranno altro
che aumentare il divario tra il sud e il resto della penisola. L'argomento che ho trattato io riguarda soprattutto l'enorme proliferazione di queste false notizie che falsificano in maniera alcune volte vergognosa e invereconda proprio la storia d'Italia, propalando delle bugie incredibili su personaggi soprattutto come Giuseppe Garibaldi, che è invece di una purezza cristallina, e queste bugie attraverso anche la vicenda dei famosi primati del Regno di Napoli, smontabili e smontati uno ad uno almeno nella misura del 99%, fa sì che la narrazione del Risorgimento venga vista come una occupazione del nord nei confronti del sud, venendo invece a mettere in totale al buio quella che invece è stata la grossa partecipazione e anzi la promozione da parte delle popolazioni meridionali al riscatto dal periodo oscuro del borbonismo.